Una infrastruttura che contribuirà a migliorare la viabilità in entrata e in uscita da Ferentino. È stata inaugurata in mattinata la nuova rotatoria nei pressi del casello autostradale, un'opera con la quale l'amministrazione comunale, guidata da Antonio Pompeo, centra diversi obiettivi, a cominciare dall'innalzamento dei livelli di sicurezza su un tratto stradale molto trafficato. La struttura si trova poi su un'arteria fondamentale, la consortile numero 5, e accresce quindi la competitività del sistema delle imprese che insistono su quell'area. È un momento importante per la città di Ferentino, per i comuni limitrofi, ma per tutta la zona industriale. Siamo arrivati al termine della realizzazione di questa importante opera infrastrutturale. Decoro all'ingresso della città di Ferentino e anche messa in sicurezza di questa importante zona del nostro territorio provinciale. Sono veramente soddisfatto per questa ultimazione. Quando si arriva al taglio del nastro, quando si arriva al completamento dell'opera, è sempre motivo di orgoglio e di soddisfazione, di una macchina che ha saputo lavorare e soprattutto di una collettività che può beneficiare di una nuova opera. Quindi grazie veramente agli uffici del Comune di Ferentino, a tutta l'amministrazione, ai tecnici e alle ditte che hanno lavorato negli ultimi mesi per portare a compimento questa bellissima opera, sulla quale abbiamo voluto realizzare i monumenti più importanti della nostra città per dare il senso della ricchezza del nostro patrimonio storico-culturale a tutti coloro che passano su questo asse viario e nello stesso tempo metterlo in sicurezza. Molta attenzione è stata riservata anche all'aspetto estetico. La struttura richiama i monumenti e la storia della città gigliata e costituirà un valore aggiunto anche per la promozione del territorio. La rotatoria ha inizio la realizzazione dall'altro anno, in cui abbiamo attuato la messa in sicurezza dello svincolo, dell'incrocio, e realizzato l'illuminazione e tutti i marciapiedi dell'intorno. Quest'anno abbiamo completato il progetto realizzando le decorazioni interne e puntando ad avere un'opera fruibile da chi percorre la rotatoria, che ponga l'attenzione sulle bellezze della nostra città, che vengono rappresentate in modo molto semplice, stilizzate, però che non distolga alla guida.